Questo è successo nell'imprevedibile e radioso maggio del 2017, qui a Torino. La prova che in Italia succedono cose che possono diventare un modello per l'estero, perché non è vero sempre il contrario. Il Salone, in una parola, macello. Un po' caotico. Bellissimo. Meraviglioso. Meraviglia. Paradiso per lettori. Resilienza. Ricco. Casa mia. Letteratura vera. Splendido. Evento storico. Arricchente. Euforia. Unione. Quest'anno è nuovo e bello. C'è un ambiente, una cornice particolare. È possibile avvicinarsi, discutere e conoscere reciprocamente. Abbiamo voluto bene ai libri, abbiamo voluto bene al Salone del Libro. Il Salone senza Torino non può esistere e forse anche Torino senza il Salone sarebbe più povera. Non ci sono libri da donne e libri da uomini, no? Ci sono libri belli e libri meno belli. I viaggi si fanno anche nelle biblioteche. Io prediligo i classici. Cent'anni di solitudine. Il libro di Simone de Beauvoir. La mia vita disegnata male di Gibi è uno dei fumetti che mi ha segnato di più in assoluto. E io purtroppo ho dei gusti, non so, particolarmente elevati, Sherlock Holmes. Leggere è una cosa molto piacevole. Perché divulga conoscenza, voglia di capire, di approfondire. Leggere a caso e lentamente. Il Salone del Libro è una cosa che funziona. Cioè una sorta di accumulo di tutto. Tutti corrono come se il libro fosse una cosa pubblica, un bene collettivo. Poi c'è un casino infernale e quindi un po' ti viene mal di testa. Quindi questo è il posto più imperfetto, ma forse quello in cui si sa che i libri esistono. Entrare in un mondo di favole perché trovi di tutto. Vedo tanta gente coetanea e non me l'aspettavo, diciamo. Di 30 anni, 20 che vengo al Salone, è incredibile, mamma mia. Noi torinesi siamo affezionati al Salone, è anche un po' la storia della nostra città. Se tu leggi i libri ne conosci 5.000 di vite, che mi pare il miglior augurio che si possa fare. 30 anni è un'età non indifferente, no? I miei 50 sono stati migliori, quindi penso che il 50esimo del Salone sarà la sua stagione più bella. Non sanno che se ci sfidano noi facciamo cose da pazzi. Il Salone Off mi sembra più festaiolo, più puro divertimento, in cui vengono aggiunti e ci sono presenti forti libri. Dei visitatori afferma di parteciparvi da oltre 7 anni, e questo c'è un dato importante: il 24,5% degli intervistati dichiara di essere la prima edizione, rappresentando un dato in crescita rispetto a quanto registrato in passato. Il 90% degli intervistati dichiara di essere intenzionato a tornare alla prossima edizione del Salone del Libro, e questo è un dato che dobbiamo scrivere sulla pietra.